guarda credo, stava nella nostra mostra. Mamma mia, mamma mia. Madonna mia, Madonna, questa cosa, dove è tutta niente da nascere. Sarebbero ambulanze, bro. Niente ambulanze. Che ne mi si aggrancia, si dopo, no, stai no, bella no, così. No, il cafone non c'è, il cafone non c'è. Il cafone non c'è, non c'è. Il cafone non c'è, si dopo per me il cafone non c'è, il cafone non c'è, non c'è. Ma che è? Il cafone non c'è, non c'è il cafone, uscito. Non c'è, c'è. Il cafone non c'è. Ma tu pensi che il sol c'è? No, quando mori? Sarò anche, lo so, un poco ocra, perché diciamo tutte le guaglie di bullella. Sono un poco ocra. Ma non è che sono scemi, cima. No, no, no. Mamma, come si bullella. Hai tua mamma, tu puoi dire, sono mamma. Però se ti accorta mamma, non fa che si bullella per la scemulella. Non dovete essere ritta. No, questo è detto da te, ah. A proposito. Ma tu sei sempre tra di noi! Sempre, perché e ti devi togliere, devo andare vicino a Capone, mangia bagnai, anda a tuo moto, mangia bagnai! Senti, anda a tuo moto! Tu da venire un moto buono, vai a dare sparpotere, ma ti arriva a non devi! Non capito niente, non è che c'è tuo moto che sparpotere un moto, c'è tuo mezzo! Ecco, se tu un bello mezzo, un cattivo, se metti coppa un mezzo, te ne vai e non vieni proprio più! Scegli che mezzo vuoi e gli hai toccato! Ah, non capisci mai niente, comunque sono potuto capire! Che tengo renda avvelenata! Allora, questo renda avvelenata, ma perché dire su renda avvelenata? Perché a Roma che vado, sto trovando un sacco di disagi e difficoltà! Perché? Perché lo sapete che sto cercando quest'anno, diciamo, guardami qua, va. Sto cercando di raffinare la mia bellezza! Ma non una bellezza disse, eravamo del lampo e stavolta ho detto, ma dei miei capelli, diciamo, ho detto, ma forse so che ci vorrebbe un po' di parrucchiere all'interno del parrucchiere. E allora io ho andato dal parrucchiere. Sono andato, sì. Beh, sono andato. Pure tu hai andato dal parrucchiere? No, lei ha detto, ho andato. Invece deve dire, sì. Sono andato. Ma sei andato dal parrucchiere, sei pazzi donna? No. Ma buone, hai aiutato il parrucchiere? No, ma ha aiutato il parrucchiere, diciamo, per farmi un po' una piega. Ecco. Ci ha fatto stirare poco, hai capito? No, io vado là. Una giovane che mi va per i capelli, essa con una capa a porco spino, con un taglio moderno, i capelli tutti arrestati in casa. Stava vicino a me, e da dove comincia? Voi potete fare solo lo scignone. Lo scignone? A roba da scia. Scignone non faccia la faccia, la faccia a me. Quello vicino a me, scignone. A roba da scia, la città agitane, spazzolina che mi siete in da corrente 220 volte! Madonna mia! Vieni così, ma raggi mi faccia brutta! Aria. E a vedere sta faccia, tutta scurdaccio! Pensi che lei è rimasta a mente? A chi si ascolta c'è una faccia che sono in capo, scurdava io, ma io... Comunque non perdiamo l'argomento per il quale mi sono mossa dalla mia casa per venire qua! Perché hai venuto qua? Perché? Sidonia, tu lo conosci il motivo? Com'è il motivo? Non lo so, non si è messo un altro, non sappiamo cantare. E ve lo dico io! Che fu signore? No! Io sono venuto qua perché ti ha già mangiato! Ma no, non è vero! Non è vero!